Eccoci tornati in un nuovo video perché sono finite le vacanze, penso anche per voi, magari qualcuno andrà verso settembre, ma diciamo che le vacanze sono finite. Spero che almeno abbiate fatto delle buone vacanze, almeno un giorno di mare, almeno un giorno di montagna se vi piace la montagna, ma io sono stato in Sicilia, un luogo veramente meraviglioso per quanto riguarda luoghi, cultura, spiagge, e quant'altro, diciamo ci siamo molto divertiti e non parlando del cibo perché veramente abbiamo mangiato come non mai, ma non poteva mancare questa chicca. Prima delle vacanze mi sono fatto arrivare questa. Parliamo della Insta360 X2. Sì, l'ho comprata per andare in vacanza, per fare dei video un po' diversi dal normale, con il solito smartphone, con la macchina fotografica che ho qui davanti, perché chiaramente la macchina fotografica è molto importante da portare in viaggio. Se non avete una compatta o una mirrorless, dovete adattarvi a usare il vostro smartphone. Però questa Insta360 ve la faccio vedere subito, eccola qua, è davvero piccolissima. Cosa fa questa? Macchina fotografica, molto compatta perché è davvero piccola, registra video in una qualità eccezionale, video in 5,7K, nonché ha questa chicca di avere doppia camera, una davanti e una dietro, ma non come gli smartphone che puoi switchare la camera avanti e dietro, ma lei registra in 360. L'abbiamo visto in altri video, molti l'hanno recensita perché questa più o meno è uscita 10 mesi fa, però io l'ho comprata perché mi ha veramente sbalordito. Ha davvero una grande capacità di registrazione, registra in grandangolare, ultra grandangolare, non diciamo grandangolare perché questa è un'offesa a questa action cam, perché non sappiamo come denominarla, action cam, camera, macchina fotografica, ma fa un po' di tutto questa macchina. Registra anche i video in diretta. Possiamo anche registrare praticamente guardandoci in questa maniera, sì. Molto molto interessante. È davvero maneggevole perché questa la potete mettere in tasca, la potete mettere nella vostra borsetta ed è davvero davvero comoda da portare in giro, in vacanza, dovunque voi andiate. Abbiamo un mini display davanti dove possiamo praticamente anche touchscreen, possiamo muovere il nostro video perché noi possiamo vedere in 360 gradi, non dimentichiamo questa cosa, che possiamo vedere in 360 gradi. Che cosa significa? Voi adesso magari vi metto una clip dove vi faccio vedere un po' quello che ho fatto in vacanza, sono andato sui quad, sono andato nell'Etna a vedere il vulcano. Non siamo riusciti a fare granché perché praticamente i boschi erano tutti in fiamme, quindi abbiamo dovuto un attimo stare un po' alla larga, meno male che ci hanno diciamo guidati nel percorso. E come vedete ha un video veramente stabilizzatissimo, è davvero una cosa incredibile perché la stabilizzazione che ha questa macchinetta qui è davvero straordinaria. Siamo andati sui quad, sopra rocce, dentro l'acqua, nei fiumi, attraverso la montagna, in mezzo ai boschi e non si muoveva. Questa è stata una vera scoperta perché è davvero stabilizzatissima. Ha molte funzioni, tantissime funzioni, di cui io non riesco adesso a elencarvele tutte, però possiamo fare dei video praticamente in verticale, in orizzontale, possiamo fare i time lapse, possiamo fare i bullet time, che i bullet time significa che riescono a, con un aggeggio roteante, che riescono, magari vi faccio vedere una clip dove si vede appunto roteare questo schermo e mantiene una stabilizzazione fantastica perché vi riprende a voi e non vede quello che state roteando. Possiamo fare anche le foto perché lei scatta foto in 18 megapixel, ha anche una bella risoluzione, praticamente possiamo anche avere un ultra grandangolare con la nostra foto, ma vediamo come un attimo come si funziona. Io premendo il tastino di lato all'accensione, lo teniamo premuto, lei si accende e praticamente vediamo se vi riesco a far vedere, ve lo faccio vedere un po' più da vicino.
Ecco, come vedete, noi adesso ci stiamo vedendo, praticamente ci vediamo qui, e noi cliccando qui possiamo andare a cambiare la camera. Adesso non riesco, ok, possiamo andare a cambiare la camera. Vedete che vediamo tutto il nostro schermo PC, nostra postazione. Possiamo anche modificare il video vedendo in 360 gradi, infatti cliccando su qua, vedete 150, non so se si vede, andiamo praticamente a cambiare la modalità. Infatti io vediamo se riesco, così ve lo faccio vedere un po' meglio, riesco a muovere il video e a vedere la mia camera a 360 gradi. Infatti adesso guardate un po' come ci vediamo, io sto guardando nella camera, vedete qua, eccoci. E possiamo vedere praticamente tutto, lei registra praticamente in 360 gradi, e noi dopo in post produzione con l'applicazione che ci verrà fornita attraverso lo smartphone, attraverso il computer, possiamo andare a editare il nostro video. Quindi stiamo facendo qualcosa, non dobbiamo più preoccuparci di dove dobbiamo puntare la nostra camera, perché noi in post produzione possiamo cambiare letteralmente l'angolazione. Stiamo guidando? Stiamo andando avanti? Succede qualche cosa che noi non ci accorgiamo e lo vediamo nel video, possiamo spostare l'immagine. Davvero fantastico. Infatti, come vi ho fatto vedere prima, nel quad possiamo cambiare l'angolazione. Come vedete, tutto in fiamme, si sta vedendo veramente, è stato eccezionale, ma eccezionale per dire, perché è davvero un peccato vedere la Sicilia così bruciata dai fuochi, probabilmente dolosi, non si sa, mettiamo sempre il dubbio. Diciamo che, essendo che l'Etna sta eruttando in questo momento, è in attività, probabilmente il calore ha generato questi fuochi, ma vediamo, speriamo che sia così. Fatto molto caldo, 49 gradi, ci siamo trovati a Catania in quel giorno del picco massimo a 49 gradi, stavamo praticamente svenendo. Ma io vorrei farvi vedere un po' più in dettaglio come funziona questa camera, e magari in un prossimo video vedremo alcune funzioni molto più in dettaglio. Ma possiamo fare dei vlog con questa camera e vedere se ne vale la pena poterci registrare senza portarci la macchina fotografica. Vediamo come funziona. Volendo possiamo anche metterla nei nostri droni, perché lei ha un attacco per collegarla a un manubrio della bicicletta, a un drone, a un selfie stick. Bene sì, perché il selfie stick non è in dotazione, ma possiamo comprarlo veramente a pochi euro. Infatti io vi lascio il link in descrizione di questa Insta360 su Amazon. Se volete acquistarla a un prezzo molto minore, speriamo che ci sia l'offerta, lo potete trovare su Banggood. Io vi lascio anche il link in descrizione e vi lascio il link anche di questo selfie stick. Cos'ha di in particolare questo selfie stick? Ma selfie stick no, non è un selfie stick, perché praticamente noi andandolo ad aprire si può estendere davero lungo, è 1,5 metri, ma la particolarità di questo stick è che praticamente è invisibile. Lei riesce, attraverso un software speciale che ha all'interno, riesce a eliminare questo bastone. Quindi voi quando tenete nel bastone così collegato questa camera, così anche in alto, lei non rileva più il bastone. Quindi è come se volaste, aveste un drone a portata di mano dovunque, perché 1,5 metri è molto, diciamo, molto più in alto di voi. Quindi è molto molto interessante. Vedremo in altri video, comunque la vedremo in azione, perché la proveremo sul drone, la proveremo in altre circostanze. Non vi resta che seguirmi. Nel mio canale trovate molti video con molta tecnologia, e questa qui è una vera chicca, quindi la mettiamo qui. Più avanti riusciremo a fare qualche diretta con questa action cam, non so come definirla ancora, sto cercando di scoprirla, sto scoprendo tutte le sue funzioni, perché ne ha davvero tantissime, e ogni volta che la prendo e provo a paccioccarci
scopro tantissime cose nuove. Ha una batteria che tiene veramente tantissimo. Io sono andato in quad e praticamente la batteria ha tenuto 8 ore, non chiaramente un video di 8 ore di fila, perché registra davvero con grandi dimensioni, dato che registra anche in 5K, volendo possiamo cambiare anche in 4K, in Full HD, ma la risoluzione va a diminuire. Quindi 8 ore senza caricare, facendo dei video di 10 minuti, 6 minuti, così per 8 ore di seguito non si è scaricata. Ma la cosa bella è che qua lateralmente possiamo aprire il coperchietto e ci troviamo una USB-C dove possiamo andarla a caricare con un power bank. Magari dopo aver fatto un video non ci serve più per magari una mezz'oretta, mettiamo il power bank, lo mettiamo nello zaino e così l'avete caricata, si carica. Quindi è molto molto comoda. Poi si richiude il coperchietto. Qua abbiamo la batteria che basta semplicemente tirare le linguette, esce fuori la batteria, diciamo che è quasi tutta batteria. All'interno troviamo la SD, la troviamo qua all'interno da dover sfilare e reinserire. Mi raccomando, quando andate ad aprire questi coperchietti, chiudete bene, perché è molto importante chiuderla, perché lei è anche subacquea. Può andare sott'acqua fino a un massimo di 10 metri, perché dopo i 10 metri ha bisogno di una cover per subacquea, in modo che la protegga, perché la pressione dell'acqua è molto molto più forte sotto i 10 metri. Io l'ho provata, infatti sono andato anche sott'acqua e vi lascio anche il video, come vedete qua ho visto anche un po' di barriera corallina con molti molti pesci, polpi e cose varie, e che devo dire, davvero davvero molto completa. Quindi nei prossimi video magari possiamo anche vedere alcune funzioni di questa bellissima action cam, e chi lo sa, magari fatemi sapere nei commenti se voi ce l'avete o preferite qualche altro genere di action cam. Scrivetemi nei commenti e mi raccomando, lasciate un mi piace, così supportiamo il nostro canale, e ovviamente iscrivetevi qua sotto, entrate a far parte della troupe dei GoPippo, perché qua la tecnologia è una cosa eccezionale. Anche se in vacanza io ho fatto uno stop dalla tecnologia, non ho più guardato social, non ho più guardato niente, perché volevo veramente godermi la vacanza. Quindi la tecnologia è bella, ma quando siamo in vacanza è bello goderci la vacanza, non stare sempre dietro alla tecnologia. Ovviamente l'ho utilizzata per fare video e cose varie, però è sempre bello godersi la propria vacanza, la propria vita. Mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale se vi fa piacere, così sosteniamo questo canale. E va bene, ci vediamo alla prossima. Rimanete sintonizzati, non mancate. Ciao!